Tutto pronto al Pala Tarquini, è il pomeriggio di Ciampino Futsal Fair di Eboli, l'incontro valevole per la 19ª giornata della Serie A New Energy. La volée verso Patias, pallone che finisce davvero di poco al lato. Ancora il 22 degli ebolitani per Patias sul primo palo, pallone è rimasto lì. Calderolli prova a liberare il destro, recupera però la Feldi che riparte. Braga, dubito con Casassa e c'è l'autorete. Infatti Guso, pallone al centro verso il compagno, parliamo di Galliani. Fatiguso vuole riscattarsi per l'autogol di prima. Ancora Simone Fatiguso sulla destra di punta e c'è la rete, la gran rete di Simone Fatiguso a 4.59. Che ha siglato l'1-1. Fatiguso col mancino e dice di no Montefalcone, chissà quanti tiri. Palmeggiani, Ferretti, Messina. Intanto Casassa compie un miracolo. Messina aveva servito involontariamente Patias che aveva tirato di prima intenzione. Prova a superare Messina, Patias sul secondo palo e si divora in caduta. Un gol già fatto Selusio, era a terra Casassa. Dato Montefalcone, lancia lungo ancora Sandro. Legge bene la lettura e serve Freddi. 2 contro 1, Freddi verso Palmeggiani e c'è la rete di Federico Palmeggiani che permette al Ciampino di ribaltare il punteggio a 11.48. Non conta il risultato, conta aver provato giovani, soprattutto interessati. Tanto Caponigro che chiude Casassa. E ancora Caponigro a crederci. Pallone fuori, chiuso da Fatiguso. Quindi Liberti, ci mette il piede però Freddi. Fatiguso verso Freddi. Secondo palo verso Ferretti, c'è la rete a 14.13. Ferretti sigla il terzo gol degli aeroportuali. Calderolli, eccolo, punta Pitasso, libera il destro, spinge Casassa, ma non rimane lì e Braga non riesce a inquadrare lo specchio. L'aveva ritoccata però Casassa, quindi gran parata. Scala ora Freddi, parte Patias, non c'entra però lo specchio, ha chiuso Casassa sul primo palo. Uno dei giocatori che ha giovato, diciamo, da questo cambiamento da parte del Ciampi. Intanto prende sul primo palo, ci mette la mano Casassa, tiro insidioso di Selusio, si fugge in corner, Liberti ancora, chiude Fatiguso, match che si infiamma, Calderolli a tu per tu con Casassa e compie un miracolo, Mirko Casassa tu per tu con Calderolli. Ennesima grande parata di questo match. Venanzio prova col destro e Casassa dice di no e allontana Sandro. Prova l'azione personale Petaso, ancora sulla sinistra Petaso, sulla destra Montefalcone ci mette le mani e fa ripartire la Feldi. Se poteva optare un'altra soluzione, dato la conclusione le spinge Casassa, il tiro di Selusio da fuori davvero insidioso. Selusio verso Patias e Casassa coppia il super intervento e blinda lo specchio. Si attende solo il fischio che arriva in questo momento. Parte Patias, la conclusione, c'è la gol, il gol di Patias che riaccorcia 12.48. Gran gol. Eccolo Ferretti che recupera il pallone, supera Patias, ancora Gianluca Ferretti che serve Messina, tu per tu con Montefalcone. Messina ha provato col mancino, mette giù Calderolli, calcia Selusio, dice ancora di no Casassa, il tuffo manda fuori. Parte Patias contro Casassa, Patias c'è la rete, la rete di Alessandro Patias che vale il 3-3 a 15.11. Passa verso Patias, di testa verso Selusio, il pallone rimane lì e c'è la rete, la rete di Alessandro Patias che a 16.55 permette la Feldi di fare il controsorpasso. La blocca Montefalcone che prova a calciare verso la porta e c'è la rete siglata da Montefalcone che a 19.42 sigla il 5-3 e lo sapete bene, un saluto molto speciale.
quello di Gennaro Montefalcone con questo gol. C'è la sirena del Palatarquini, il bottino pieno, va la Feldi che si pone 5-3 sui padroni di casa che hanno disputato davvero una gara maiuscola a dir poco.